I romani e le cose anche sono chiaramente i rumeni, no, insomma, basta un piccolo cambio, non ci vuole molto. Adesso continuiamo noi la nostra tornata e do la parola a Luca De Sciullo del Centro Studi e Ricerche di IGUS Immigrazione dossier statistico, non dico più perché è tutto conosciuto e l'straordinario lavoro che svolgono. Allora, grazie. E io vorrei partire dall'osservazione che aveva fatto prima Miriam, quella ragazza che ha parlato, che però non vedo più adesso, forse già lì. Miriam, oh, ciao! Sì, perché Miriam aveva detto con molta lucidità che la nostra legge sulla cittadinanza in Italia è una legge vecchia, diciamo, rispetto anche all'Europa, perché è tutta ancora impegnata, tutta ancora finalizzata per gli emigrati italiani di ritorno, no? Cioè, per tutti quegli italiani che vivono all'estero, sono nati all'estero, hanno la cittadinanza dei paesi in cui i loro genitori erano andati e poi se vogliono tornare qui in Italia hanno delle facilitazioni enormi perché hanno il sangue italiano, no? Invece chi non ha il sangue italiano deve soffrire tantissimo, come diceva Fortunata, no? Ecco, questo è verissimo perché voi considerate che il nostro paese, l'Italia, che ospita un residente straniero su 7 di quelli che vivono in tutta l'Europa, eppure se andiamo a vedere quante concessioni, ahimè, poi dirò una parolina su questo, sulla concessione della cittadinanza italiana, ecco, ne concede, nel 2010 ne ha concesse 66.000 ed è una cifra straordinariamente piccola, una ogni 12 di quelle che sono state riconosciute a livello europeo. No, voi pensate solo che in Gran Bretagna nello stesso anno quelli che hanno avuto la cittadinanza inglese sono stati 195.000, quindi 3 volte di più, e il doppio in Francia 143.000, il doppio in Spagna 124.000. E anche rispetto alla Germania che ne aveva date 105.000, noi siamo praticamente ai 2/3. Oggi in Germania, la Germania ospita la seconda collettività estera, in Germania più numerosa è quella degli italiani, dopo i turchi. E leggevo qualche giorno fa che tantissimi italiani adesso hanno ripreso in modo massiccio a ritornare in Germania perché c'è la crisi. Ci sarebbe tanto da dire sugli italiani in Germania, però qui non c'è tempo. E, ecco, io parto da questo punto per dire che avrete senz'altro sentito dire che la cittadinanza dovrebbe essere il punto d'arrivo di un processo di integrazione. Insomma, c'è un processo di integrazione, poi quando questo processo si conclude, è arrivato al suo culmine, arriva la cittadinanza che praticamente suggella, mette la ciliegina sulla torta e finalmente sei italiano. Ecco, no, io direi che è esattamente il contrario. No, la cittadinanza non è il punto d'arrivo dei processi di integrazione, ma è esattamente il punto di partenza. Questo tanto più almeno dal 2003, che è l'anno in cui, se uno si mette a leggere la documentazione comunitaria sull'integrazione, i documenti che la Comunità Europea ha scritto sui processi di integrazione, si accorge che in quell'anno c'è proprio un cambiamento culturale. Prima l'integrazione era stata sempre concepita come un traguardo da raggiungere, no? Come uno status, qualcosa che era la fine di un processo. Dal 2003 almeno c'è stato proprio uno slittamento di questa visione. L'Europa ha cominciato a dire no, l'integrazione è il processo. L'integrazione è un processo.
documenti, dice l'integrazione è esattamente quel processo biunivoco, cioè ci sono due che alla pari si scambiano, dialogano alla pari, per fare che cosa? E per mettere in gioco ciascuno la propria identità, il proprio pacchetto culturale, il proprio portato culturale, gli immigrati da una parte e gli autoctoni dall'altra. E lo scopo di questo processo di integrazione, di questo giocare, è esattamente quello di, mettendo ciascuno in gioco la propria identità, di costruirne una nuova dove ognuno dei due contribuisce e in questa nuova identità tutti e due si riconoscono. Tutti e due si riconoscono in una nuova identità che hanno contribuito insieme a costruire. E questa è la base di quella che viene chiamata la coesione sociale, no? Sono tutti preoccupati di nominare la coesione sociale, no? Cioè il tessuto sociale. Il primo punto per nominare la coesione sociale è che tutti si possano riconoscere in un pacchetto identitario che hanno contribuito tutti a costruire. Il problema però, se noi concepiamo un'integrazione così, il grosso problema è proprio quello del riconoscimento. E il riconoscimento è qualcosa che viene prima del processo. Prima che uno entra in questo gioco in dialogo, ci deve essere il riconoscimento dell'altro. Cioè il riconoscimento dell'altro come il mio interlocutore, ma come un interlocutore che entra in questo dialogo alla pari con me, non in maniera subordinata, perché se io non riconosco l'altro come mio interlocutore, state tranquilli che questo dialogo non partirà mai, sarà sempre un dialogo finto, perché c'è un modello di subordinazione, dove io non riconosco l'altro come mio interlocutore. Io in italiano blindo la mia identità, la cristallizzo, e guai a chi me la do, se è venuto dall'esterno. E se voi fate caso, in tutte le dinamiche migratorie qui in Italia, questo modello subordinazionista si traduce in tanti ambiti, ad esempio nel lavoro. Non si parla in Italia di un mercato duale, perché? Che gli immigrati si vanno a inserire in quelle nicchie di mercato subordinate, dove fanno i lavori più scadenti, quelli meno pagati, quelli in nero, eccetera, eccetera, no? E dove non c'è concorrenza, perché gli italiani cioè un'ottica funzionalistica dell'immigrato. Tu vieni qui perché mi servi, mi servono questi lavori, nessuno li fa, ecco, ti fichi lì dove occorre, va bene? Finché occorre, ok, e fino a quando non occorre più, ciao. Ecco, finché c'è questo modello di subordinazione e non partirà mai il processo di integrazione. Allora la cittadinanza come entra qui? La cittadinanza è proprio quel sancire formalmente la pari dignità, perché si riconoscono pari diritti e pari doveri agli immigrati. Solo quando tu riconosci l'immigrato attraverso anche la cittadinanza, che è un aspetto formale, questa parità, allora poi può partire il processo di integrazione, ma mai prima. Allora capite perché ho detto che la cittadinanza è prima, è un presupposto, una condizione previa per il processo di integrazione. Questo rende ancora più grave, se possibile, i dati che ho detto all'inizio. Una riprova di questo è il fatto che voi ricorderete senz'altro gli episodi delle bandiere parigine, no? Ecco, quella è una riprova di quello che sto dicendo, perché gli scontri che hanno informato le periferie parigine erano scontri nati da chi? Da ragazzi di seconda generazione che avevano la cittadinanza, erano francesi. E allora che qual era stato il problema? Il fatto che non fossero stati riconosciuti come cittadini? No, assolutamente. Il problema è che lì la cittadinanza, cioè questo riconoscimento, si è ahimè fermato solo a questo livello formale.
come la cittadinanza, che è un riconoscimento formale, ma de fatto, quando, dopo che avevano seguito tutti gli studi, la formazione universitaria, poi i francesi dopo, eccetera, al momento di inserirsi nel mondo del lavoro, lì è scattata la discriminazione. La discriminazione, ripeto, de facto, non di diritto erano francesi. Ma di fatto il datore di lavoro ha preferito un francese, chiamiamolo doc, al francese acquisito. E lì nelle bandiere parigine i livelli di disoccupazione giovanile superavano in certi luoghi il 50%. E allora vedete che la cittadinanza è un riconoscimento formale, poi richiede come punto di partenza di essere poi integrata con un riconoscimento de facto, e come de facto, in modo che tu che hai riconosciuto l'immigrato pari a te, con pari diritti, con pari doveri, poi di fatto negli ambiti di vita più fondamentali, nel lavoro, nella società, nel diritto all'accesso ai servizi fondamentali di welfare, alla salute e ai beni fondamentali per la casa, ecco, ci sia poi di fatto un riconoscimento oggettivo, un riconoscimento concreto, una parità concreta. Ecco, se tutto questo non avviene, ripeto, l'integrazione rimane una chimera, cioè non parte proprio come processo, non c'è. E questo è uno dei grossi motivi per cui in Italia, in effetti, oltre a non esserci politiche di integrazione, anche i processi di integrazione sono a macchia di leopardo, funzionano dove, in quei luoghi in cui semi spontaneamente queste precondizioni di diritto e di fatto sono avvenute. Voglio concludere, ho solo un minuto credo, in Germania, ritorno un po' alla Germania, c'è un termine che è molto difficile da tradurre in italiano, il termine è Heimat, ci hanno fatto anche un film, Heimat. È un termine che ha tante incrostazioni, soprattutto durante il periodo nazista c'era il mito dell'Heimat, no? Che cos'è l'Heimat? Noi lo potremmo tradurre scrostandolo da tutte queste, diciamo, coloriture ideologiche, come l'Heimat è il sentimento di sentirsi in un certo territorio come a casa propria. Ecco, questo sentimento è esattamente il cuore dell'integrazione, cioè l'integrazione poi riesce se scappa l'Heimat, no? Se in me, che sto in un territorio che mi ospita, che non è quello delle mie origini, dei miei padri, così alla fine lo sento come casa mia. E quando io spiego l'Heimat dico, ricordo sempre un paragone un po' lugubre, no? La catena di tornasole per vedere se l'Heimat è scattato o no. E se a un certo punto, se tu, anche se tu sei straniero, dici, beh, qui quando morirò voglio che mi seppelliscano qua, beh, allora stai sicuro che quella è casa tua. No? E allora, ecco, non c'è che augurarsi che attraverso la cittadinanza partano quei processi di integrazione dove tutti noi, italiani immigrati, ci sentiamo a casa nostra qui e quindi c'è scattata l'Heimat. Ok, grazie.